So che vi piacerebbe se dicessi di sì, ma dico di no per due motivi. Uno, perché non credo che ci sia ancora maturità in Italia per un esperimento del genere. Due, perché io penso che a Milano noi non dobbiamo accettare che tutto quello che oggi versiamo continueremo a versarlo. Per il sistema della perequazione fiscale a Milano si chiede in questo momento molto di più. Credo che lavoro che si sta facendo per portare a una local tax, Milano deve approfittare della questione, anzi la città metropolitana, per ridiscutere un po' i criteri di perequazione. Oggi Milano, rispetto a quello, diciamo, che tira su in termini di tasse, versa il governo molto di più. È il momento un po' di ripensarci. Ok, Scusa, magari devo dirsi no, però vabbè, so, giusto, un giusto, ni, però diciamo. comunque, se non è abbastanza maturato in Italia. Perché è difficile pensare che lo faccia solamente Milano. E lo chiederebbe immediatamente Roma, le chiederebbero, non è che matura la città, non sono mature obiettivamente le altre città, io non ho nulla contro Roma, però obiettivamente non, li vedo lontanissimi da poter gestire una cosa del genere. Forse l'unica città che lo può fare è Milano, obiettivamente. Sì. Sì, certamente come sperimentazione e partendo o da un criterio tipo le nuove aziende o da un criterio logistico. L'area Expo, proviamo a rifletterci, ma la Expo potrebbe essere un caso di free zone. Sì, anche se secondo me io coinvolgerei i cittadini nel controllo della performance amministrativa. Andrebbe fatto qualcosa tipo quello che ha fatto Bloomberg a New York, ti dico quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere nei 5 anni, anzi anno su anno, ti rendo chiaro quanto ho ottenuto in maniera tale che tu possa vedere direttamente. A tutela del sindaco, io spero. Diventassi sindaco, spererei di essere giudicato più dai cittadini che dai media. Sì, dico di più, ho già detto e ve lo ripeto anche a voi, che magari l'ambizione di un sindaco è di lasciare una traccia con una grande opera, un grande museo di arte contemporanea. Che caratterizza il suo mandato. Io no, io vorrei lavorare più sulla questione del sistema, sulla promozione di quello che c'è, sulla valorizzazione di realtà sconosciute piuttosto che una nuova grande iniziativa. Se realistico, sì, non so quanto si potrebbe coinvolgere cittadini che comunque si sentono già tassati e via discorrendo a un ulteriore, comunque aggravio di costo, alla fine, diciamolo. Non penso che il comune possa perdere, però su questo elemento sono d'accordo, il controllo di opere importanti. Trovare una formula del genere, ecco, proverei a fare degli esperimenti. Esperimenti iniziali, però l'idea può avere un senso. Sì, è una buona idea. Milano è la patria dell'opportunità, ma le opportunità vanno date ai cittadini, se poi uno dimostra di non aver voglia di coglierlo, non è che le continui a ridare. Quindi, in un certo senso, sì, poi bisogna capire le formule, ma io sono per l'idea di dare l'opportunità, ma di mettere anche alla prova le persone che sono dall'altra parte, quindi che sono alla ricerca di un sostegno. Sì, aiuta, non nascondiamoci dietro, però servono investimenti importanti. Per
Si potrebbe incentivare la diffusione del teleriscaldamento da parte 2A, ma sono investimenti importanti. Le caldaie oggi i privati non le cambiano, perché è vero che al 60% sono finanziate, ma sono finanziate in 10 anni. Perché non troviamo una formula per cui tu che produci una caldaia sei tu finanziato dal governo e non la fai pagare quindi così al condominio? Ci vogliono anche poi iniziative però di sostegno importante.